lo vedo. Tu sei delle grazie, te. Dai, ci andiamo, dai. Sempre delle belle. Ciao, Morgan. Ciao. Ciao, Morgan. Stiamo guardando il GTO. L'hai comprato per la metà, c'è la rimanda. Cioè, ma io non capisco, ma dai, l'hai visti? Non lo so, cioè, ma vedi? Cioè, voglio dire, io sono molto meglio. Sì, sì. Cioè, sta poi con quella. Cioè, mille volte. Ma voglio dire. Esattamente. Sta poi con... Cioè, guarda, guarda. Sopporto, cioè. Ma non capisco. No, ma io non la so. Allora, forza, guarda, cioè, fai questo video. Adesso questo video lo mettiamo su internet, Instagram, sì. Snapchat. Per praticarci. Sì, sì, appunto, perché non così tutti lo vedono. Cioè, mamma mia. E poi se non lo molla, se non lo molla andiamo tutte e poi li facciamo vedere noi. Poi fa una brutta fine tra un po'. Sì, esatto. Oggi, come avevo detto, interroghiamo storia. Ci sono dei volontari, qualcuno si è preparato per oggi. Allora, vediamo chi ancora non ha il voto. Dunque, allora direi che interroghiamo Rita. Allora, ho studiato per oggi, che sei preparata? Ho detto che interrogavo. D'accordo. Allora, come vedi, qui abbiamo un'immagine particolare. Vorrei che tu mi parlassi del 600 e del motivo per il quale possiamo dire che il 600 è un secolo, come dice la stessa scritta, difficile. Abbiamo visto la volta scorsa tutti quanti i motivi, li abbiamo elencati. Hai visto che bella la mia gatta? Molto bella. Polpetta. Aspetta che ti cerco. Se anche io ti cerco, così ti seguo. Sono sempre viva data, Ok. Perché l'hai detto? No. Guarda qua, cosa c'è sull'home page.
cosa, ma quello sei te, quello lì è il video. È quello dell'altro giorno, chi mi ha registrato? Saranno quei bulli là. Ma dentro ci sarà quel ragazzino che ha provato a picchiare. Sì, ma c'erano già 700. L'hanno già visto in 700 persone. 700. È troppo. No, 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 e cosa faccio? Non si può segnalare. No, sì, non serve a niente. Poco. Non serve a niente per loro. Ci vediamo dopo. Ciao Davide, ci vediamo dopo. Poverino, è stato preso di mira da un gruppo di bulli. Sì, però dai, non è così grave, ti ho fatto solo un piccolo video, un piccolo video l'ha visto tutto. Sì, ma non c'entra, non è una cosa ma grave. Non c'entra? Secondo me tu ci stai pensando troppo. Cioè, per me non è una cosa grave, non è. Ma non come faccio a non pensarci che l'hanno visto tutti, mi prendono tutti in giro adesso? No, per me non è una cosa così grave, perché per loro è solo un gioco, basta. Sì, un gioco che però fa restare male gli altri. Beh, io qua non ce la faccio, io me ne vado. Tutto a posto? Ho visto... Non stai tanto bene. Cosa è successo? Ma... Non so chi mi ha fatto un video mentre il mio ragazzo mi ha fatto vedere tutto. Abbiamo litigato. Mi è successa la stessa cosa. Oh, mi hanno fatto un video. L'hanno... mentre giocavo. E l'hanno pubblicato, l'ha visto buona parte della scuola con un commento pesante. Solo che non so cosa fare. Hai detto a qualcuno te? No, secondo te se lo andiamo a dire dopo è peggio. Chissà cosa possono inventarsi. No, dopo quello che hanno fatto potrebbero inventarsi di tutto. Io avevo provato a farlo capire alla prof. Però ho troppo paura, cioè se adesso hanno fatto questo che nemmeno li conosciamo, se lo andiamo a dire... Pensa se addirittura potessero farci perdere tutti gli amici. Io ne ho già persi un paio perché mi hanno cominciato a insultare anche loro. Per fortuna due miei cari amici che mi sono ancora vicini. Ma io ho paura della reazione che loro potrebbero avere su di me. Cosa ne dici però di una prof? Vediamo. Poi vediamo cosa può dire. Ci stai? Sì. Va, andiamo. Cosa avremmo poi fatto alla fine? Sì, cioè, stiamo un po' scherzando. Sì. Non è niente di che, cosa vuoi che... Sì, magari abbiamo fatto un po' arrabbiare. Sì, ma dai, era uno scherzo. Sì, però... Non è che vero. Adesso se noi abbiamo postato il video lo guarderanno in tante persone. Cioè. Dipende dagli iscritti. Sì, dai, va bene, cocciolo. Ma forse... avevano ragione. Tutto bene? Diciamo. Ancora per gli insulti che hai ricevuto? Sì. Ma tranquilla, sono solo delle stupide. L'hanno fatto apposta. Voi cosa volete?
Avete finito di mettere video online che non fate ridere? Cosa ve ne frega voi? Scusa. È nostra amica. Andate via. Vabbè, allora siete delle stupide perché i video così non fanno ridere. Ma noi ci fanno ridere. Non avete il diritto di pubblicare queste cose senza il loro consenso. Chi lo dice? Sì, lei ha sbagliato a rubarti il fidanzato, però magari noi non dovevamo fare niente. No, non doveva farlo e basta, deve stare sulle sue che è fidanzata e deve lasciarlo stare. Esatto, cioè non si doveva incrementare. Non si doveva incrementare e basta. Sì, ma ok, ti ha fregato il ragazzo, però noi abbiamo lo stesso. No, non mi interessa niente, noi abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto, cioè non mi interessa. Sì, appunto. Abbiamo esagerato. Ma cosa dici? No, non è vero. Esagerato. Hanno esagerato loro a venirci qua a parlare e a darci fastidio. Per niente, perché tanto non le ascoltiamo. Tanto non ci interessa, quindi potrebbero venire anche altre tre volte. Cioè, se tanto a rompere le scatole, vai via, rimaniamo noi. Ah, ok. Cioè, per me bene, allora vai. Ciao. Mamma mia. Che durante un'uscita qualsiasi si fa male uno delle vittime e lo cyberbullo emarginato lo vede e lo solleva, gli dà una pacca sulla spalla e diciamo che la vittima lo perdona. La cosa è tipo dopo mangiato ci mettiamo a giocare un gioco che piace a tutti quanti e ad esempio anche nascondino dove non so, i bulli possono aiutare anche le vittime a fare a nascondersi. Cioè si può fare anche che magari due capi bulli sono separati qualche comparsa, diciamo, qualche compagno della classe va da loro per unirli con gli altri perché sono lasciati in disparte e li portano nel gruppo e stanno insieme. Cioè. Andare a prendere un gelato insieme. Potremmo fare un corso di teatro come abbiamo fatto alle elementari con dei miei compagni. Potremmo fare per esempio un compleanno da festeggiare a scuola, tipo il festeggiato porta una torta o qualcosa a scuola e così si dovrebbe un po' riunire la classe. Siamo tutti in laboratorio di scienze per vedere un esperimento e sono un po' tutti uniti. Il cyberbullo, quello che è rimasto, porta una torta fatta dalla mamma. La vittima l'assaggia e gli piace molto, allora va a chiedere la ricetta e diciamo che si ricongiungono e diventano amici.